Un evento eccezionale che ha fatto onore all'arte nei nebrodi. Il maestro italo argentino Silvio Benedetto ha presentato le sue opere una conferenza sui murales ed è seguito dal vivo una performance artistica. Un insieme di emozioni vissuto da acque nella Casa delle Culture, davanti ad un pubblico numeroso, colto ed interessato, di fronte alla figura di un personaggio di alta caratura internazionale che si è esibito in un evento che ha accomunato mostra di opere pittoriche, conferenza sull'arte, teatro, poesia e al contempo una performance artistica dal vivo. Il maestro ha evocato la sua infanzia e le sue origini, nato in Argentina da genitori italiani e poi il suo viaggio nel 61 insieme al nonno per visitare la terra d'origine. Un viaggio che lo ha fatto innamorare dell'arte italiana che ha studiato in Accademia. Un lungo percorso che lo ha portato a conoscere molti artisti italiani e internazionali, con i quali ha realizzato opere collettive come Murales in Messico e in altri paesi dell'America Latina. I suoi interessi non sono stati soltanto tele, muri e colori, ma anche letteratura, musica e teatro. Un video ha poi illustrato alcuni passaggi salienti della carriera dell'artista e del suo impegno civile a fianco dei lavoratori degli ultimi. Durante il suo appassionante intervento si è esibita la compagna di vita Silvia Lotti recitando una poesia di Garzia Lorca, emozionando il pubblico e meritando un caloroso applauso. La cosa più importante è questa. Che mi dice un dono alla città. Ecco, il muralismo è esattamente anche questo, perché il pittore si trova nel contesto urbano, si trova a parlare con la gente attraverso della pittura, che non è più nella galleria. Ossia, ci sono arrivato soprattutto in Argentina, in Messico, per il desiderio di comunicare, non più nel tempio della galleria o del museo, che sono importanti, ma anche dell'uomo nella strada, di chiunque, voglio dirti, portare un discorso sociale, artistico, profondo sulla realtà di oggi, l'artista uomo del suo tempo, portarlo attraverso il muralismo anche in una parete grande in un posto pubblico, l'arte come azione nel contesto urbano. E vedi, c'è qualcosa di simile in questo luogo bellissimo, in questa casa delle culture, ci troviamo in un agora, anche se ci sono delle pareti, c'è un agora. Perché abbiamo discusso con la gente, parlato, questo di essere vasi comunicanti, che la pittura non è soltanto inerte, questo è, anche se è dipinto qui nella parete, ma parlando con la gente, discutendo, è simile al discorso della pittura murale.